Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo insieme come sto progettando il mio pacco batterie per il monopattino elettrico. Allora ragazzi, in poche parole devo andare a realizzare un pacco batterie 48 volt al litio per il monopattino elettrico, per poter andare a fare almeno il doppio dei chilometri che ora faccio. Stimo, anche se ancora non sono riuscito a provarlo in pieno il monopattino, e monto un pacco batterie da 13,5 Ah. Però ragazzi, vuoi per i problemi zona rossa, blocchi e roba varia, non sono riuscito ancora a provare la batteria davvero e capire realmente quanti chilometri mi permette di fare. Sono arrivato al massimo a fare una ventina di chilometri, però credo che, considerando che si scarica forse meno della metà, una quarantina di chilometri potrebbe anche permettermeli di fare. Però nella batteria nuova, ragazzi, vorrei fare almeno 3 volte questi chilometri, anche se non solo con una batteria, ma poi valuteremo di metterne due in parallelo, così da raddoppiare anche, o meglio aumentare ancora di più la capacità e perciò i chilometri percorribili. Allora, questo che sto facendo è un progettino per andare a capire realmente quante celle posso andare io a mettere nel vano del monopattino. Non è un pacco batterie vero e proprio, ragazzi, è semplicemente una prova, ecco, un test per provare a sistemarli nel miglior modo, anche inclusa la BMS, dato che già ho la BMS devo anche quella inserirla. E questo che sto andando a fare in questo momento è un 48 volt con celle 29 con 2 4 6 8 paralleli e 13 serie. Ragazzi, il problema è che facendo questo pacco batterie così, con questa forma, molto bello, attenzione, pesantissimo, perché è pesantissimo, però forse non mi entra per bene, o meglio, dovrei mettere le celle all'impiedi. Mettendo le celle all'impiedi, il vano del monopattino è qualche 2 mm più basso, perciò mi restano scoperte le celle ed è pericoloso. Cioè, dovrei fare tutta una struttura, un contro, diciamo, una controchiusura, ed è un casino, ecco. Perciò credo proprio che, anche se questa batteria così come la vedi in questa prova verrebbe bella grossa, siamo all'incirca 30 ampere ora, ragazzi, valutando che dovrei andare a mettere celle da 3500 e celle da 3500 moltiplicate per 8 sono la bellezza di 28 ampere ora. Ecco, 28 ampere ora già come prima batteria non è male. Poi metti che ne fai un'altra, ne metti a metà esterna, per esempio da 10 ampere ora, ragazzi, sono 38 ampere ora. Cioè, io in questo momento ne monto 13, a voglia fare, è davvero triplicato anche i chilometri. Però ripeto, così per come la vedi, anche se è bella, non è semplice che possa farla. Entra nel vano perché l'ho provata, ci sta comoda, ho anche lo spazio per il cablaggio, anche se occupo tutto il sottopedana, perciò dovrei anche trovare la soluzione per l'alloggio del step down, quello che mi converte a 48 volt in 12 volt. Comunque è un casino, ragazzi, mi sballa tutto. E oltre che, comunque, potrei anche farne a meno o prenderne uno più piccolo come step down DC converter, ma il problema maggiore è che le celle mi restano fuori, purtroppo, per pochi millimetri mi restano fuori
Non posso camminare con le ascelle scoperte, perché metti il caso prendo un fosso, prendo uno scalino e lo scalino sbatte nel coperchio di sotto del vano e c'è la pacco batterie e può danneggiare le celle. Dico, ragazzi, non si scherza. Cioè, se io devo fare qualcosa, la devo fare entrare dentro il vano e protetta dalla struttura, che è una bella struttura, bella grossa. E come vedi, le dimensioni sono queste e ancora comunque devo valutare e valutare bene. Se vuoi vedere come andrà a finire, mi raccomando, iscriviti al canale, abbonati al canale se vuoi sostenermi. E niente, ragazzi. Per questo video è tutto, un like, un commento, dimmi cosa te ne pare della mia prova, del mio test, ciao e al prossimo video.